nato sotto il segno dell'acquario, festeggiamo il compleanno di Paolo Fox! Arriva, 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 arriva! Dov'è, dov'è? Paolo! 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 L'avete nascosto in camerino? Paolo! Faremo anche l'oroscopo di San Valentino, sempre che Paolo arrivi. Ragazzi, dov'è Paolo? Sganciatemi Paolo Fox, sganciatemi Paolo Fox. Una stella, una supernova, sta attraversando la Via Lattea. Che devo fare? Sì, comincio a raccontare. No, arriva, c'è Paolo Fox! Ale! Grazie dell'invito. Happy birthday to you! Era meglio non ricordarselo, comunque grazie. Siamo qui per festeggiarti, ci tenevo tantissimo ad averti, grazie, Paolo, molto molto molto. E anche però per fare una cosa importante del tuo mestiere, cioè raccontare come andrà questo San Valentino, fare l'oroscopo, certo, segno per segno. Con una settimana di anticipo, così intanto cominciano a preparare i regali. Scaldiamo, no. Ma giusto, bravo, ridillo. Bisogna preparare i regali e ricordarsi che è San Valentino, soprattutto agli uomini lo dico, perché le donne queste cose se le aspettano, bacetti, insomma regalini, siete molto sensibili da questo punto di vista. Capito? Quindi voilà, mi raccomando. Chi ha orecchie per intendere, intenda! Allora, caro Paolo, tu sei quella persona che quando noi incontriamo Non diciamo ciao Paolo come stai, noi ti diciamo ciao Paolo come sto. Brava, esattamente. Tu capisci la mia vita che è un inferno. Io non posso neanche permettermi di stare male, perché se sto male la gente dice ma che non sarà previsto. È un disastro, è un incubo. È proprio per questo vogliamo conoscerti un po' meglio. Okay. Quindi io ti chiedo di fare il quadro astrale, rimaniamo proprio in tema con la cosa che ti piace di più in assoluto, cioè guardare le stelle, spiare fra le stelle risposte che servono a noi umani, fare il quadro astrale, dicevo, di quel bambino lì. Vediamolo un po'. Quel bambino mi ricorda qualcosa, quanto è carino. Bello, sono un po' rovinato nel tempo, diciamo. Dici? Allora, quello, vabbè, poi forse ti dirò, ma lo saprete, dei miei amori particolari per gli animali, io adoro gli animali, quello è stato il mio primo cagnolino. Quindi quel bambino sei tu. Quel bambino sono io, da piccolo, tanti tanti anni fa, giocavo con Antonio Vivaldi, insomma, giocavamo a scherzo. Vai, no. Dove sei qua? Dunque, questo nella casa, sotto casa dei miei genitori, e quindi ero piccolo piccolo a Roma, in una via celebre, perché da quelle parti c'era già in giro, si vedeva Renato Zero, la Montagnola. Ma dai. Una zona di Roma che insomma ricordo, anche se poi non ci sono stato tanti anni lì. È stato nel quadro astrale di questo bimbo, cosa c'era scritto? Beh, era un bimbo abbastanza solitario, nel senso che anche adesso un po' sono così, sai? Cioè, io sto qui un po' in imbarazzo, la televisione a me un pochino mi imbarazza, poi ti dirò come sono finito in televisione. Ma era un bambino riflessivo, non credo di aver dato filo da torcere ai miei genitori, e infatti immediatamente ho guardato le stelle, nel senso che poi la prima cosa che volevo conoscere un pochino era gli altri, ma non in maniera diretta, non invadendo la vita degli altri. Sai che io ho il rispetto per la privacy come te, che hai tanti valori in Scorpione e Bilancia, quindi sai che cosa vuol dire mantenere. È una mia scelta anche non stare sui social per questo motivo, tra l'altro. Che condivido, mi piace questa scelta. Ma perché proprio l'astrologia? Guarda, come ti nasce questa passione? L'astrologia nasce per puro... Allora, innanzitutto io ero uno contro l'astrologia. Cioè io ho iniziato a studiare l'astrologia, a interessarmi all'astrologia pensando che non ci fosse niente di vero, che bisognava buttare all'aria queste superstizioni. Io lascio sempre aperto questo discorso, vi dico sempre non credete, verificate, no? Perché no? Non voglio venire qui a dire l'astrologia è scienza, perché non lo è una disciplina seguita, studiata comunque da tante persone nel mondo. Poi piano piano mi sono appassionato, ho utilizzato i miei compagni di scuola, al tempo stavo in un liceo classico a Roma, come cavie. Ancora ricordo tutti i loro segni zodiacali. Ciao, vi saluto. Ciao. Che li posso dire tutti, Laura, Scorpione, che so, Luca, Vergine, che fine hai fatto Luca? Tanti altri.
E iniziai a vedere che c'erano delle corrispondenze spaventose. Insomma, comunque a me tornavano. E ti sei appassionato sempre di più. Sì. Allora, noi vogliamo conoscerti meglio chiedendoti di completare delle frasi okay. che possano dire qualcosa di te di significativo. La prima è questa: vorrei poter tornare indietro nel tempo per. Per fare anche qualcos'altro oltre all'oroscopo. No, guarda, è strano a dirsi, no? Per carità, non faccio il martire, no? Però l'astrologia toglie molto del tuo tempo, soprattutto quando, come me, poi per una serie di casualità è diventata oroscopo del giorno, quindi contatto quotidiano con le persone. Tu considera che questa è una cosa che va avanti da 40 anni. Quindi non puoi mollare, cioè l'estate non è che puoi, per esempio se lavori in una radio, registrare due mesi certo. Di oroscopo, oppure i giornali, oppure... Quindi anche in televisione, io ho avuto... la fortuna di incontrare tanti personaggi celebri, forse la mia storia televisiva è unica come astrologo perché... ma stiamo qui per raccontarla, la racconteremo. La racconteremo. Quindi, però è un impegno, cioè per esempio non ho fatto molte vacanze, l'estate comunque se mi muovo devo muovermi con il mio computer perché devo comunque spedire cose. E poi camminando all'insù perché... sì, guardavo le stelle, sì. Secondo titolo, andiamo avanti. Arriva, confesso che se potessi farei volentieri a meno di... Beh, farei a meno di queste borse sotto gli occhi, perché ho la luna in bilancia, sono un esteta. Quindi questo sì, è una fissa che ho da sempre. È una tua caratteristica. Lo so, e tra l'altro mi ricordo quando ho momenti di pena interiore, che Anna Magnani, molto più grande di me, neanche paragonabile, diceva, oh, io con queste borse ce lavoro. Quindi in effetti poi diventano una caratteristica. Però è una cosa che un pochino mi dà fastidio. In compenso so che ci sono molti che se ne sono interessati, addirittura c'è un gruppo sui social, le borse di Paolo Fox. Ma veramente? Sì. Io ci metto dentro le effemeridi, i calendari astrali, ormai mi sono anche utili, diciamo così. Ecco, ancora un'ultima frase che ci porta anche alla giornata di oggi. Per il mio compleanno vorrei che le stelle mi regalassero... Ti dirò una cosa strana, una baita in montagna, una baita... Allora, premetto una cosa, prima ti parlavo di una solitudine, tra virgolette, che però è... Che ricerco anch'io. Che però è positiva, secondo me. Perché oggi... Adesso dirò una cosa che forse a molti non piacerà. Il fatto è che appunto siamo tutti connessi, i social, le cose, porta un'apparente comunicazione, un'apparente visione di un mondo collettivo che non c'è. Vero. Tra l'altro è proprio quello il problema, perché si è tutti un pochino più soli. Una baita dove la vorresti, in montagna? Ma, c'è un posto? Beh, il Trentino io lo amo da quando ero piccolo, perché non si sa come mai, forse sono una reincarnazione, perché io a 16 anni pensavo di essere stato rapito da una famiglia trentina, ed essere, no, veramente, no, pazzesco, ma giuro che è così. E tra l'altro poi ho scoperto che ci sono dei fox in Trentino, quindi... E quindi magari tutto torna, chi può dirlo? E poi, oppure, vabbè, insomma, ci sono tanti posti in Italia meravigliosi, però l'idea Trentino, della rimaniamo baita. Lì una baita in Trentino, quindi baita in magari Trentino. San Candido, quella zona, beh, mica male, va bene, basta avere qualche soldino che non ho, però insomma in affitto, facciamo così. E invece un regalo te lo vogliamo fare noi, non ci porta in Trentino, è molto più vicino e vuole farti gli auguri una persona che ti frequenta da molti anni. Ascolta. Sono qua per fare gli auguri a Paolo Fox, al mio amico Paolo Fox. Pensate che io ho lavorato con donne bellissime, con attrici fantastiche. Ecco, il personaggio con cui ho lavorato più a lungo in vita mia è Paolo Fox. Quindi pensate che destino che è il mio, no? Potevo lavorare 20 anni, che ne so, con la Incontrada, con Belen, con chiunque. E invece no, è Paolo Fox, è la persona con cui ho lavorato di più, ma ne sono... contento, perché è un amico, perché è simpatico, perché è bravo e diciamo che su 12 segni lui indovina molto, di almeno 11. Il Cancro, il mio segno purtroppo, è un segno che lui vittimizza e io sono vittimizzato da lui, e nonostante mi predica solo sventure gli voglio bene lo stesso e gli faccio tantissimi auguri oggi che compie gli anni e diventa coetaneo di Nostradamus. Auguri, Paoletto. Grazie.
Quanto è simpatico, no, è meraviglioso. Ma Giancarlo ha delle battute, tra l'altro non puoi arrabbiarti, perché essendo una persona estremamente intelligente, anche se ti lancia delle battute veramente terribili, sono frecciatine, sono argute, capito? Sì, quindi sì, sono sempre molto simpatiche, è vero. Sono veramente particolari. Dicevi prima che la tua storia di astrologo è curiosa, no? Per certi versi, perché è puntellata, ma le stelle, è puntellata di incontri. Sì. E proprio per questo oggi abbiamo scelto di regalarti la presenza di una persona che nel tuo percorso professionale è stata decisiva. Wow. Apriamo la ruota. Rita Dalla Chiesa! Rita! Rita, che carina! Non potete toccarvi, ma appena così! Ci possiamo abbracciare! Prego, prego, accomodatevi, accomodatevi, Paolo! Che scherzo, grazie! Mi dispiace che nel giorno del compleanno non posso farti abbracciare le nostre sorprese, però... È così. Che bello che sei qui, madonna, mi fate commuovere, ma siete pazzi. Anche per me è un momento... Mannaggia. Sì. È un momento perché, bello. Perché abbiamo tanti ricordi. Noi abbiamo vissuto veramente tanta vita insieme con Paolo. Un ricordo in particolare. Beh, io ricordi con te ce ne ho tanti, però io ricordo la prima volta che l'ho visto... che mi era stato presentato da Raffaella, sì, Raffaella da Sallusti, da una nostra amica che lavorava con me in quel periodo, e mi disse: sai che c'è questo ragazzo che è bravissimo? Ma io non ho mai creduto a queste cose. E arrivò Paolo con un librone alto così. Quanti anni aveva Paolo? Ma era piccolo. Era giovanissimo. Sì, era il 98. Era giovanissimo. Il 98. Quindi... E poi da quel momento abbiamo cominciato a sentirci. Non gli chiedevo come sto. Ecco, inizialmente è proprio stata un'amicizia vera. Mi faceva una grande tenerezza, questa sua voglia di andare avanti, di conoscere la gente, le persone. Perché ti sei commosso quando hai visto Rita? Allora, a parte che non ci vediamo un sacco di tempo, poi perché è una persona che ha creduto in me e poi perché abbiamo un grande ricordo in comune, perché insomma possiamo dirlo che Fabrizio sceglieva una persona, se non sbaglio. Io mi ricordo che una sera noi già ci frequentavamo, andavamo a mangiarci le pizze insieme, stavamo molto insieme, poi una sera Fabrizio mi disse, stava preparando per tutta la vita, e allora mi disse: sai, stiamo cercando. Ho detto: ma scusa, ma perché non provi Paolo? Ma Paolo è bravissimo, Paolo ci azzecca sempre, ecco, è proprio bravo, ci studia sulle cose, non andate a fare la solita cosa un po' così, no? Un po' kitsch, no, lui è veramente uno studioso delle stelle e del... E così cominciò la sua... Sì. Così cominciò. Rivediamo la prima volta in televisione di Paolo Fox. Grazie a Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa. E insieme a Paolo Fox, insieme a Romina naturalmente, andiamo a sentire cosa dicono le stelle del futuro della loro vita. Oddio, che ricordo. Eccoci qui, sono insieme a Paolo Fox, con il quale cercheremo di dare dei consigli astrologici, come si usava in tempi antichi, no? Quando le coppie dovevano sposarsi, soprattutto in Oriente, consultavano sempre l'astrologo. Facevano bene? Bisogna ritornare alle vecchie usanze. Ma tu pensi veramente che una coppia, che un astrologo dice no, guarda, con la coppia mala sortita, pensi veramente che si lascerebbe? Beh, io diciamo che ho avuto delle verifiche nel corso della mia carriera, quindi consiglio di stare a sentire le stelle, sicuramente. Allora... Accidenti, che ricordi, che bello che ero, basta, mi ritiro. Ed è anche con grande piacere che voglio sottolineare che il 5 era il compleanno di Fabrizio. Ma eravamo abituati a molte volte a festeggiarlo insieme. Sì. C'è un'altra persona che poi è stata decisiva nel tuo percorso professionale, perché quella prima volta fu importante grazie a Rita e a Fabrizio, poi qualcun altro ti ha letteralmente rapito e ti manda questi auguri. Buon pomeriggio. Intanto, entrando a casa vostra, permettetemi di salutare cordialmente la padrona di casa, Francesca Fialdini, simpatica,
persona, grande professionista, mia amica, con la quale ho lavorato tanto bene. Grazie. Quando siamo stati insieme, l'ho invitata per Una mattina in famiglia. E allora adesso saluto anche gli autori, tutto lo studio, insomma tutti quelli che collaborano a questo bel successo che state facendo, e me ne compiaccio. Un saluto adesso speciale a Paolo Fox. Caro Paolo, io ti auguro tante, tante belle cose, ma te le auguro con tutto il cuore perché le meriti. Paolo è una persona che fa il suo lavoro con grande simpatia, con grande distacco, mai creando un problema. Che bello lavorare con persone come te. E allora, caro Paolo, che dirti? Un abbraccio affettuoso, complimenti per quello che fai, per quello che fai in televisione, per il successo che hai con i tuoi libri, e un impegno per i prossimi 60 anni. Pigliamo impegno che lavoriamo ancora insieme. Un abbraccio, ciao. Perché guardi, ci vede lungo. Un saluto, carino, a Michele, perché, grazie. No, Michele, ma veramente fantastico. Era commosso, comunque, sì, Michele. Sì. Lui, era se crede in te, comunque... veramente si impegna tanto, è una persona meravigliosa, e poi abbiamo condiviso tanti anni in cui, adesso diciamo è un pochino meno seguita dalle televisioni l'astrologia, perché comunque ci sono altre cose anche più importanti, però ricordo che facevamo dei serali con milioni di persone, quindi era poi... Non entro nelle polemiche, però certamente è un qualcosa che diverte. Proposta infatti come adesso mi rivolgo ai milioni di potenziali telespettatori che sono qui proprio in attesa, penna e block notes in mano, per ascoltare l'oroscopo di Paolo Fox dedicato al prossimo San Valentino. Segno per segno. Vai Paolo. Allora, iniziamo con quelli che devono prepararsi con un po' più di cura a San Valentino. Io credo che abbiamo anche la grafica. Quindi Toro, Leone, Scorpione, gli diamo 3 stelle. Questi sono i 3 segni che adesso stanno vivendo una situazione un pochino più complicata. Ah. Ecco, quindi possono esserci delle chiacchiere, possono esserci dei momenti di disagio, magari siete un po' affannati per il lavoro, soprattutto il Leone, che ha molte opposizioni planetarie. Il Toro deve stare un po' attento alla gelosia, ai piccoli scandali, ai ritardi. Lo Scorpione sappiamo che prende un po' d'aceto in certi momenti, quindi se il partner non è con voi, dalla vostra parte potreste avere un San Valentino un pochino in tono ridotto. Invece diamo un cuoricino in più, ecco, un mezzo cuoricino almeno in più, ad altri segni zodiacali. Adesso passa la grafica, Capricorno e Pesci. A parte che questi... Perché mezzo cuore in più? Perché andiamo con, diciamo, lentezza verso... Sì, sì, ecco. Sì, sì. Capricorno è un segno che a volte all'amore dà meno spazio di quanto sia giusto dare. Il segno dei Pesci invece è un segno molto emotivo, quindi bisognerebbe accordarsi, cercare per il Pesci di superare una crisi che c'è stata a dicembre, e per il Capricorno invece di mostrare più affabilità. Non che non siate affabili, ma a volte pensate un po' troppo al lavoro. Andiamo ancora un pochino avanti. Sono estremamente razionali, metodici, sì, concentrati. Sì, sì. Invece 4 cuori, a chi li diamo? Li diamo al Cancro, li diamo alla Vergine e al Sagittario, perché adesso c'è da dire che il Cancro non ha più Saturno contro, quindi adesso riprende. Il segno della Vergine, nonostante la Vergine sia estremamente pignola, sappiamo, insomma, molto attenta. Sì, me lo dici sempre. Ecco, quindi sì. Magari non è mai contenta, però il 2020, nonostante i 1000 intralci che ci sono stati, ha aperto degli spiragli per la Vergine. E il Sagittario è un segno che ritrova la voglia di fare conquiste. Questo nel bene e nel male, perché sappiamo che il Sagittario, quando si trova bene, è un amante eccezionale. Quando si trova male, può anche tradire. Quindi speriamo che sia un San Valentino, insomma, serio. Soffermiamoci un attimino su Rita, perché Rita ha dichiarato che è prontissima a innamorarsi di nuovo. Quale sarebbe l'uomo ideale di Rita? Con quale segno si dovrebbe incontrare? Beh, il Toro dovrebbe essere un bel segno, un pochino anche lo Scorpione, tutti i segni che comunque amano la privacy, torniamo al discorso di prima. E no, devono amare il mare. E amare il mare. Devono amare il mare, scusa. Voglio vivere in barca, voglio vivere in un faro, voglio vivere su una zattera. Allora un Leone andrebbe bene, perché il Leone a tutti i leoni d'Italia, Rita Dalla Chiesa vuole essere portata al mare e vivere in un faro. Se c'è qualcuno per San Valentino, andiamo avanti con i segni zodiacali. Andiamo avanti e vediamo, insomma, la slide successiva, i gemelli. Ecco, do un bellissimo punteggio, 4 e mezzo, 4 cuori e mezzo, perché abbiamo adesso, proprio in questi giorni, Giove, Venere, Saturno, Sole, il 10 avremo anche la Luna, tutti favorevoli. E io ho sentito in giro, ci sono tanti gemelli che hanno in mente un grande amore, che stanno per ripartire dopo un periodo difficile, poi dipende dai singoli. Certo.
senso casi, ma addirittura questo potrebbe essere un anno buono, fertile, matrimoni, convivenze. Addirittura. Dipende dall'età, insomma, 80 anni è più difficile, però non è mai detta. Non escludiamo, non escludiamo. Scusa, eh. No. Poi andiamo avanti. Chiediamo invece 5 cuori per 5 San Valentino. Cuori, Ariete, Bilancia e Acquario. Bilancia! È un grande cielo per la Bilancia. Se tu sfogli le pagine dei giornali scoprirai che molti personaggi della Bilancia adesso stanno avendo un ruolo importante anche per il nostro paese. L'Ariete è un segno che in questo momento finalmente si dissocia da tutte le amarezze del 2020, quindi avremo anche una primavera molto bella per l'amore. E l'Acquario, perché avere tanti pianeti nel segno come in questo periodo l'Acquario significa qualche disordine sociale a livello mondiale, ma una grande genialità, creatività, che è poi il punto di forza di tutti nati Acquario. Basta solo che troviamo, visto che io sono Acquario, un pazzo o una pazza che ci segua. Perché comunque Acquario sono un po' matti. Scusa se mi soffermo un attimo sulla Bilancia, ma per rendere favorevole questo cielo, che cosa dovrei fare? Ma nulla di più che già fai, perché sei bellissima, sei una donna affascinante. Io so che tu hai È allegra, è simpatica. Sì. Ma continuiamo così. Ma sì. È positiva. Quello sì, bisogna sempre. Ti piace il mare? Sì. Sì. E sorridere, mi hanno scritto in questi giorni sui social: devi ridere di meno, non ci penso nemmeno. Brava. Non no. ci penso Brava. Neanche, non è mai abbastanza. Brava, giusto. Grazie per questo oroscopo di San Valentino, ma sai, la festa mica è ancora finita, Paolo. No, io pensavo che adesso... Perché lei, prima, ti ha portato su un terreno che a me piace continuare a seguire. Dice la privacy, la tutela anche, no? Tu mi hai portato in Trentino, quindi ricorre questo elemento. E allora, se tu vuoi candidarti a essere un prossimo abitante del Trentino, devi imparare gli usi e i costumi del certo, Trentino. Certo, i canederli allora, pure. Oggi è il compleanno non solo di Paolo Fox, ma anche di Heidi. Perché la prima volta... Hai capito? Quindi sarei un po' Heidi, l'Heidi del Che apparve in televisione era il 7 novembre del 1978. Okay. E noi abbiamo degli auguri speciali, te li mandano loro. Ciao Paolo, tanti auguri! Ti aspettiamo, speriamo presto, qui da noi, tra le splendide montagne del Trentino Alto Adige! Paolo, Paolo, ti sorrido con gli altri. Paolo, Paolo, le comete ti fanno ciao. Ci piglia questo mondo. Io ringraziamo i T-Rock Band che hanno pensato e scritto per te questa versione di Heidi. Sai che ci sono diversi che scrivono canzoni per me. Voglio ricordare anche Fracte, che è un ragazzo che adesso ha scritto una canzone, Paolo Fox. Ma vedi? Senti, sì, vedi. Comunque, quando vado in Trentino trovo delle persone meravigliose, perché tutti gli italiani sono meravigliosi, ma l'ospitalità in Trentino è sacra. Mi ci porti? Hai voglia? Dico, ma tu vuoi il mare? Lì non c'è il mare. No, però lo sai che ogni tanto mi ritrovo a pensare che mi piacerebbe andare a vivere in un posto con i balconi di legno, con i gerani. Facciamo così, andiamo a cercare tanto respiro. Bello, mentre leggiamo il libro di Paolo un Fox, libro, esatto. Segno per segno, guardando le stelle che sulle Dolomiti sono particolarmente belle ed evidenti. C'è ancora un regalo per te, Paolo. Ma dai. Apriamo la ruota. No. A nome di tutti coloro che ti vogliono veramente bene, tanti auguri, Paolo. Ma grazie, grazie a voi, grazie Rita, grazie Francesca. Grazie però devi soffiare, eh? Ah sì, è vero. Mancano un po', comunque grazie. Auguri. Grazie. Tanti auguri. Grazie di cuore, grazie. Auguri. Grazie. Chiudiamo la ruota.